nasce oltre 30 anni fa sul distretto di Salerno, Polla per l'esattezza, e si occupa della produzione di avvolgibili in alluminio, acciaio, PVC. E diciamo, il concetto che oggi si voleva invece far percepire è che c'è stata una fortissima evoluzione in quello che è l'ambito della tapparella tradizionale. Infatti qui eravamo con questa platea di tecnici proprio per poter insieme a loro sviluppare un discorso nell'ambito dei frangisoli, quindi non solo il sistema oscurante per eccellenza, perché comunque il mercato e l'urbanistica italiana è fatta dal, io credo, almeno il 70% di tapparelle, soprattutto collocate in grosse metropoli quali Milano, Palermo, Napoli, la nostra vicina Napoli. Quindi dicevo, un sistema di schermatura solare che rispetto ad altri mercati europei, vedasi Germania, vedasi Austria o Svizzera, come dire, è un prodotto di largo consumo e che ben va a sposare tutte quelle esigenze, diciamo così, di estetica, ma non solo un discorso estetico, perché poi il frangisole, diciamo così, ha questa caratteristica di rendere poi performante l'involucro abitazione stesso. Quindi il discorso è proprio quello di cercare di incentivare l'utilizzo sia nell'ambito delle nuove costruzioni che delle ristrutturazioni, questo prodotto che a nostro avviso è il top rispetto a questi parametri e alla sensibilizzazione dell'epoca moderna, quindi comfort, design, ma soprattutto impatto energetico.